vademecum per contribuire al corretto conferimento di vetro, cartone e umido. Gli addetti di ASIA hanno consegnato agli esercizi commerciali di Chiaia materiale informativo per migliorare la raccolta dei rifiuti, anche con l'utilizzo delle rigenerate postazioni presenti in via Carlo Poerio. Circa 3 tonnellate di materiali, di cui 2 indifferenziati, vengono prelevate quotidianamente da questi punti. I cartoni vanno imballati, vanno stretti, chiusi e messi in modo tale da occupare il minore spazio possibile, altrimenti gli automezzi e gli spazi a disposizione portano aria. Uno scatolo vuoto occupa l'intera postazione, uno scatolo schiacciato occupa poco più di un foglio come spazio. Ai 29 baretti della zona è stata raccomandata particolare attenzione al rispetto di orari e modalità del conferimento. Raddoppiano contemporaneamente da 3 a 6 i giorni di raccolta da parte di ASIA, che doterà di un bidoncino personale le attività commerciali che ne faranno richiesta. Certo, dispiace che adesso che le attrezzature ci sono, i cartoni vengono ancora messi nel tal quale, mentre l'ecopunto che c'è appena ad 1 metro non viene utilizzato. Quindi un appello ai cittadini della zona, controlli severissimi, avete adesso tutte le attrezzature necessarie, il cartone va depositato lì dove ci sono le griglie dei cartoni. Sono 2 danni che vengono fatti di carattere ambientale, perché questo disastro chiaramente non può essere compatibile con l'ambiente, e dall'altro canto si sottraggono materia prima che può essere riciclata, quindi non ci consente di fare una buona raccolta differenziata, allo stesso tempo creano un danno economico perché questo materiale può andare smaltito. L'invito dunque è contribuire correttamente alla differenziata, non mescolando i rifiuti all'interno dei contenitori dedicati. La raccolta della frazione organica è prevista invece presso tutti gli esercizi commerciali da lunedì al sabato a partire dalle 12:00.